Normale. Siamo pronti per iniziare questo viaggio? Non lo so. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. Non sei il gran pipistro. Oddio. Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhiò. Di più, ora ci è dovuto. In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Bella storia che le racconti comunque. Ora dorme. Storia di paura, cazzo dormi, svegliati. Perché una storia così inquietante ha soltanto 6 mesi? Oddio. In libreria hanno detto che è tradizionale. Certo. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è. Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Ci tengo a precisare che non ho mai giocato Prepara un la cena. Resident Evil prima d'ora, questo è il primo che gioco, quindi se magari le altre storie sono connesse tra di loro non lo potrò mai sapere. Non sei grammi. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Non sei gran pipistro. Hai detto Uè, qualcosa? uè. Niente, la metto a letto. Ostia, bello veloce qua, adesso. A letto dove? Qua o su? No, mettiti sopra. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Ecco, tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Uff, certo che siete giù, questo è su, non. Un po' troppo lontano da voi. Non sei il gran pipistro. Lo spannolinos. Fammi vedere un attimo. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon Mi odore. fai il brodino, mi Oh, fai. tieni giù le mani. È ciorba de legume.
una ricetta locale. Ciorba. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. È che ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Puta! Mia! Sta giù! Sta giù? Non stai giù, eh? Mia! Buono. Mia! Oddio! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Amico, oddio. Sei un conoscente, è felputo, quindi. Boh. Forza, cammina! Brutto verme, caspita, non attestatemi. Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna al sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Figli della mignotta, cazzo, mi trascinate come se fossi merda pure. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci! Di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Parla però, porca puta, mi fa incazzare uno fate così. Devo rispondere. Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che fa? Questo è un canale riservato. Non ho parlato. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Poi stranamente, tutti morti, io vivo, no? Ciao, Zuccotto. Il mio bersaglio è recuperare il corpo, portare via Rosemary e Ethan Winters, trasportare i due Winters al sito C per effettuare tutte le indagini, necessario almeno due agenti di scorta. Agenti di scorta, guarda qua, tua amica è morta. Poi non eravamo io e tu, c'era anche un altro amico tuo, eh? E dove è andato a finire? Buona santa merda, cazzo.
Andiamo male qua, eh. A me sti posti brutti così chiusi, non vedo un cazzo ora. Abbassati. Ce ne vuole che ti tagli così, comunque. Uccelli schiattati, cazzo. Uff, mio, che onda. Bravo. Ma zitto, bro. Ho pappagalletto di merda. Ti stai mangiando il coso, che schifoso, cazzo. Ti mangi l'uccello. Sì, proprio l'uccello ti mangi. Non vedo un cazzo, è normale comunque. Non vedo proprio un cazzo, minchia. Visuale, poi vedete qua, non vedo proprio niente comunque. Grafica, luminosità. La luminosità finché l'immagine sulla sinistra... qua non vedo un cazzo, per esempio. Immagine sulla sinistra. Ah, adesso vedo, porca troia. Buona santa merda. Non sei Santa Barbara. Non funziona, ovviamente, siamo in mezzo alla merda qua. Pillole, qualche pazzo ubriaco. Poi dico, sono entrato in questa casa, vedo le pillole e non c'è nessuno, mi stai dicendo, no? Certo, molto realistico. Troia suina, cazzo. Buono, amico, dove c'è sangue? C'è... Porca... Ah, cazzo, tu cazzo, è un cervo... Vero. Il Cristo. In nome del Padre, lo Spirito Santo, qua moriamo. Dopo, buono. Uè, uè, uè. Perché si è scurito tutto di colpo? Porca zoccola. Devo risalire su, stai dicendo, no? Puta cazzo. Ah, che schifo, cazzo. Striscia in mezzo alla merda. Dai, amico, aspetti, guardati la mano, vai, però. C'è un rumore, stai per giocarti la vita, qua ti guardi la mano sporca. Dai, svegliati. Continua a fare i rumori invece di alzarti. Cosa è successo proprio? Tutto sto bordello che è successo così di colpo? Questa corda non la posso prendere, no? È giorno, è già giorno, stiamo dicendo. Ma dove diavolo mi trovo? Oddio, cazzo. Oddio santo. Amico, ho tranciato male, cazzo. Amico, stai vivendo? No. Uiaiai, sti rumori qua. No, non c'è nessuno? Sì. Quel cavolo l'hanno spostato. Dio miseria. Oh. Fate caso che in ogni casa. In ogni casa che si entra non c'è mai nessuno su sto gioco qua, eh. Che bello, certo. Manete la zuppa, dai.
Ad un'arma, qualcosa? Una serratura. Facile da scassinare. Scassinala però. Amico, non mi piacciono queste porte che si aprono da sole. Facciamo le persone normali. Il cavallo. Ostia. Siring, qualche pazzo drogato. Si pinciano di insti qua. Cosa sono sti rumori, cazzo? Sarà giusto venire qua? Oh, sento passi qua, figli di mignotta! Fammi tornare indietro un attimo. Alle teste, figli di gran troia. Mi ha dato un'arma. Che cosa hanno fatto? La mia domanda è: c'è un'arma da qualche parte prima che mi inculano qua? Porca gallina di merda, cazzo! E questa porta aperta? E già entro, eh. Qualsiasi cosa già è finita. Usalo la forza. Uff, almeno. Io col coltellino non ci facciamo un cazzo qua. Buah, pronti, eh? Oh, figlio di troia! Porca troia! Chi sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? Amico, mi puoi aiutare? C'è l'arma, fai la persona normale, dai. Arrivano. Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? No. Dimmi che hai un'arma. No. No, perché dovrei? E ti cacchi addosso, amico, fai... Ui. Ah, vabbè, grazie. Prendila, figlio di mignotta. Dimmi cosa c'è là fuori. Fai il normale o no, però? Bueno. Adesso non ti ascolta di certo. Che schifo, cazzo. Figlio della mignotta, cazzo. Oddio, chi è sto qua? Pazzo. Ah, era lui. Un cadavere. No, vari cadaveri. Ce ne sono altri. Ostia, no, 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 cosa state facendo qua? Questo non è lui, comunque. Già qua sotto l'avete buttato. Uff. Cristo santo. Dai, girati però! Cos'è successo a questo posto? Chi è quello là? No, quello si muove, è un figlio di troia, mi sta dicendomi. Troia suina, cazzo! Uff. Cristo. Amico, girati, cazzo, qua ci inculano me. Cazzo, di quello cosa, porca puta. C'è l'arma comunque, se vuoi spararlo. Ostia, come siamo tutto brutto però, eh. No, 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 no. Adesso, figlio di troia. No, non mi piace come si muove la visuale, fermi un attimo qua. Porca puttana. Para, figlio di tu. Sei figlio della gran suina.
Vattene a fanculo, ho già messo sulle palle, cazzo. Abbiamo colpi qua, eh. Figlio della zombata, cazzo. Ma che cazzo? Apri qua, svegliati. Ecco, non posso manco aprire, non so se è un'arma, non usi niente. Serve qualcosa, serve. Non è che si risveglia questo qua. Sento rumori, non vorrei dire niente. Dov'è il fucile di quel... Dov'è il cadavere di sto bastardo, cazzo? Ci ho appena fatto caso adesso, sto figlio della puta qua. Non è un buon segno sta cosa. Apri sta porta, cazzo. Eccola me. Niente, entrare dentro allora, non ho colpo però. C'è una radio, sento. Mi dispiace, ma devo entrare. Dov'è sta radio di merda, cazzo? Non sente nulla, farà zittire. Missione. Porca. Sei colpi da povero. Wow. Figlio di mignotta, guarda sopra, coglione, cazzo, sui figli. Prendere un colpo e muoio, Cristo. Figlio di puta, cazzo. Devi scassare la minchia, devi, no? Non mi dire che vieni qua, eh. Dietro, figlio di troia. E dove mi devo uscire, però? Dove cazzo esco, se no? Nessuna parte. Ostia! Adesso mi ammazzano qua, mi massacrano, porca puta. Ci manca solo che entrata là e sono a posto adesso. Vuoi morire? Mi hai rotto già le palle, tu. Apri sta cosa, apri. Se dovete entrare, entrate. Dammi fatela solo la sega. È entrato un altro. Niente, è finita? Apri sta porta, fammi il favore. Porca, se ci schiatto qua dentro. Corri, figlio di puta. Sono finiti? Non sono finiti. Non mi sta piacendo, comunque. La radio. Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? A casa di Luisa, a casa di tua madre. Qua aperto, perché non rompe? Ah. Bueno, non so se è una buona idea uscire adesso, in realtà. Non ho colpi, comunque. Se venite a uccidermi, sono morto, eh. Suppongo, almeno. Guardali! Figli della scrambrata, cazzo. Se rompete le palle, dovete buttarvi giù, buttatevi, eh. Mi rompete coglione. Piglia sti colpi, cazzo. Figli di troia, se dovete rompere le palle, no? Vabbè, ma che sto io? Entra, figlio di mignotta! C'è sto fucile. Pieni sto fucile, figlio di troia! Bene. Cazzo. Non lo so se è bene, c'hai colpi già, eh. Devo scendere, dove cazzo devo andare? Figlio di puta, cazzo. Madre, dovete rompere le palle, cazzo. Ma dove corri, amico? Svegliati. Vabbè, qua abbiamo già capito tutto, no? Venite a scassare la minchia, mate. Vieni, vieni. Figlio della baldracca. Non c'ho colpi. Che da povero. Bueno. Amico. Scappa da qualche parte, è finita qua. Chiudi sto porta, fai qualcosa! Buono, quanta pistola.
Guarda un altro effetto. Porca. Non finiscono mai. No, non finiscono proprio. Super. È scassata la minchia pure qua, scassata. Cosa devo fare adesso, mi? Mi devo sparare. Figlio di puta! Madonna! Vuoi morire o... A quanto pare no. Wow. Non so se è buono sparare tutti questi colpi, eh. Porca madosca, però quanti cazzo siete? Sono caduto, vostra sorella. Ui, vostra sorella. Corri, figlio, figlio, corri, cazzo, no? Non correre, continua. Continua a camminare, tanto. Dove cazzo devo andare? Manco lo so. Buona, amico. Ostia, come siete brutti, porca. Bueno. Non sto capendo più un cazzo. C'è un mostro dietro, adesso ci schiatto qua. Non so dove lo morire. Non ci credo. No, 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 no. Non si può giocare a sto gioco, è incredibile. Amico, tua sorella. Schiaccia, sei schiacciare, rotto le palle. Ce la fa entrare. Bueno. È finita? È finita. Non apri la porta, sei un figlio di troia. Sembra che sono figlio della mignotta, sei. Figlio di mignotta! Abbiamo perso, è stato bello. Non c'è più colpi. Bueno. Adios! Sì, sì, dai. Non ho capito qua. Devo morire, tanto. Vuoi correre, porca puta? Porta, figlio di puta! Ostia, no, finiamo malissimo. Porca beduina! Buona, sto gioco... va bene. È finito, allora. Sto gioco qua non lo giocherò mai più, mi puta vita. È stato bello. Non sono molto da Resident Evil qua. Grazie. Buono. Fuff. Se vi sparo da qua cosa succede? Suga. Bueno. A quanto pare ho fatto male. Chiudi sta porta, figlio di troia. Cazzo. È finita comunque, non vuole più vivere. E non so dove cazzo devo andare però, è finita. Madre di Dio santo. Mi dite dove devo andare, Gesù? Non finiscono mai. Sì, finisce tua madre qua a quanto pare. Apri sta porta di subito. Merda. Porca. Te muori, fammi un succhiotto. Senti qua. Entra sta porta in merda però, porca puta. Niente, non andiamo da nessuna parte, finiamo come prima. Finiamo come prima, finiamo. Mi passo da qua, mi fate la sega. No, no, invece no. Perché qua ce li ho dietro, sti bastardi. Non posso più uscire adesso. Va bene, abbiamo capito che dovete rompere i coglioni. Non ce la fai a farti i cazzi tuoi, tu, no? Porca, dove cazzo è uscito, tu, amico? Corri. Figlio di troia, corri. Qua sono intrappolato, è finita. Dove cazzo devo andare, Dio, tua madre, Dio. Mi sono incastrato di nuovo. Mi sono incastrato di nuovo. Erano più colpi.
Mazza, ma ha disteso sto qua. Se vuoi aprire la porta, allora moriamo, amico. Ci schiattiamo qua, eh. Non c'è altra cosa da fare, non c'è. Me ne sbatto le palle, dai, moriamo qua. È finita, comunque. Bastione, cazzo. Amico, ciao. Non so dove cazzo devo andare, finita qua. Qua mi incastro di nuovo come prima. Qua sono intrappolato. E niente. Ui 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 ui. Figlio di puta, cazzo. Dai, comunque, finita. Non dovrei scappare, non so dove cazzo devo andare, amico. Apri sta porta, non rompere le palle adesso. E qua apri sta porta, non la apri. Comunque, amico, dai, è finita, muori. Mi uccido, mi sono rotto le palle. Figlio di puta, ma intanto qua non si va da nessuna parte. Bueno, e tu dove cazzo ti ha visto nessuno a te? Ti alzo, sei morto. Bueno. Uff. Oddio. Come sei brutto, cazzo. Cazzo vuoi, cazzo guardi, fuera. Devo andare così. Ma se mi hanno massacrato bene qua. Neanche un buco nel pantalone, buono. Cos'è sto rumore adesso? Aspetta, aspetta! Buono, devo svenire qua, no? Questa porta non si apre ancora, detto. Cazzo, sta qua raccoglie. Vecchiaccia stecchia. Nella vita e nella morte, rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose, lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No! Ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo! Oddio, stanno tornando di nuovo quei bestioni, cazzo. Rose è qui! Bueno. Io non vorrei più giocare nessuno, Ah, per salvare. Ah, buono. Salve e basta. Ma ho finito proprio fuori di sto gioco qua. Mi rompo le palle. No. Ce ne andiamo proprio via, ce ne andiamo. Ma che cazzo è?